farai una costellazione così oggi? Eh? Tu farai una costellazione così? Non era una costellazione? Sì, sì, adesso ne faccio un... Ah, ok. Che ore sono? 1:15. 1:15. Allora la faccio adesso, comunque voglio fare questa visione, no? Questa è la posizione di una coppia con i due figli. E lei può... Questa coppia che cosa vuole dire? Che dietro i figli c'è solo lui. Lei è un po' distratta, no? Poi allora possiamo dire, ma dove sta guardando lei? Che ne so, guarda un altro uomo, oppure guarda qua, sta guardando il padre che è morto, no? Allora mettiamo che la tua cliente è questa, e la fai girare e gli dici, cara mamma, capisco il dolore della morte del nonno, ma io sono tua figlia e ho bisogno di essere vista e che mi guardi. E questo è già un muovere il pupazzetto e fare una confrontazione, no? Esempio, magari questo qui c'ha una nuova donna. Questa casa qua la fai dire al cliente. Al cliente, certo. Guardando il pupazzetto, non guardando te, guardando il pupazzetto. Mettiamo che lui a fianco c'ha un'altra donna e allora, perché lui si è separato nel frattempo, oh, cara nuova compagna di papà, io ti do un posto nel mio cuore perché sei quella che vuole bene a papà, ma io una mamma ce l'ho. Una mamma anche che non mi guarda, però la mamma per me è quella lì, è chiaro? Ma questo quando parla... Ci siamo o no? Sì. Sì, sì. Cioè, la mamma a me non mi guarda, tu sei la nuova compagna, fai felice mio papà è contento con te, io te lo riconosco, ti do un posto nel mio cuore perché se tu ami mio padre, lo fai stare bene, lo fai essere felice, io anch'io sono felice. Perché è un bello quello che tu fai per mio padre. Io amo mio padre come figlia, tu lo ami come una nuova compagna. Però io una mamma ce l'ho e è quella lì. È chiaro? In modo che questa figlia, quando questa qui dice no, mi sostituisco a lei e noi allontaniamo la tua madre naturale, dice, momento, cioè io una mamma ce l'ho, dice ma è puttaniera, fa delle macelle incredibili. Quella è mamma mia, capito? Cioè, perché i ruoli devono essere chiari e tu glielo fai dire al paziente, al cliente e quindi glielo fai manifestare. E quando sono i rappresentanti che devono dire qualcosa?